Potete supportarci tutti i giorni sia nel negozio oggetti di Battaglia Reale che su quello di Salva il Mondo utilizzando il codice RIGHE. Non dimenticatevi di aggiornarlo ogni 15 giorni e detto questo, buona visione! E bella a tutti ragazzi, qua RIGHE che vi parla e bentornati in questo nuovo video della campagna di Salva il Mondo. Come potete ben vedere siamo a pagina 3 e siamo al secondo incarico di questa pagina e andiamo a vedere innanzitutto che cosa ci chiede. Raccogli attrezzatura di ricerca nella zona 5+, quindi ok, dal 5 in sopra possiamo andare a recuperare questa attrezzatura in zona urbana, suburbana e industriale. Noi andiamo per sicurezza comunque in una zona di città. Andiamo ovviamente a Pietralegno, possiamo notare che ce ne sono veramente parecchie di sfide e come potete ben vedere abbiamo questa cavalca al fulmine, 50 like per il prossimo video che preparatevi, saranno le nuove missioni AFK per ogni tipologia di missioni perché ci sono dei nuovi metodi che potrebbero esservi molto d'aiuto. Preparatevi che tra 2 giorni uscirà il video del Devil per l'Endurance di Montespolgo che è molto importante e c'è stato un cambiamento ed è veramente bestiale. L'ho provato, mi ha dato problemi? No, è perfetto, preparatevi. Mi raccomando ragazzi, entrate nei nostri gruppi Telegram che trovate in descrizione sia di scambi dove potete scambiare che di aiuti dove potete essere aiutati. Andiamo subito a startare la missione. In questo caso come vedete è una 15. Vediamo un po' se c'è qualcuno, ma ovviamente ci sarà sempre qualcuno perché a Pietralegno le missioni sono sempre piene zeppe di persone. Ok ragazzi, siamo in missione, roba per sparare ne abbiamo fortunatamente, visto che mi sono craftato per ogni account e almeno un tot di armi. Ho abbassato un po' il volume perché mi stavo veramente distruggendo. Come vedete abbiamo molte sfide, ma quella che interessa a noi è quella col punto esclamativo più grande. Però vedete che è pieno di punti esclamativi, quindi andiamo a esaminarli tutti. Qui abbiamo una meteora, quindi non ci serve. Qui abbiamo un'altalena, quindi non ci serve. In realtà queste qua che cosa sono? Una giornaliera, quindi non c'entra nulla. Qui abbiamo una cassetta delle lettere, ma non ci serve. Continuiamo ad esplorare ragazzi. Quello che ci serve a noi raga è l'attrezzatura. Qui vedete abbiamo altri punti esclamativi perché sono cose delle lettere. Diciamo che questo qua è un account che sto cercando di grindare e di portare su come tutti gli altri. Un'altra meteora, cerchiamo di fare più cose possibili. Prendiamo anche i blab comunque per attivare la missione. Questa qui dovrebbe essere una missione che riuscite a fare in 1/2, perché di solito si trovano 2/3 di queste casse, che per ora se vedete ne abbiamo trovate 0. Quindi ci spostiamo da questa parte, qui abbiamo altre cassette delle lettere, pieno ragazzi di punti esclamativi. Vabbè. Proprio pieno pieno pieno, qua ne abbiamo uno sotto, vediamo che cos'è, eccola, questa qui vi serve a voi. Se siete alla stessa missione dovete trovare questi, si trovano come ripeto detto prima nelle aree urbane, suburbane e industriali. Qua ne abbiamo uno, qui signori ne abbiamo un altro. Ovviamente i punti non sono sempre gli stessi, qui ne abbiamo un altro ancora e già qui ne abbiamo trovati 3. Speriamo di trovare anche gli altri, vedete che comunque manca poca mappa, quindi speriamo di trovarli tutti. E già abbiamo una meteora, quindi non ci interessa. Qui siamo pieni di gnomi, andiamo a tirare un'arcata. Penso che era la giornaliera, andiamo a vedere. E infatti, molto buono. Continuiamo ragazzi, continuiamo a trovare le nostre casse. Qui ragazzi abbiamo sicuramente una cassa perché è dentro qui e di solito qua dentro non si trovano meteore. Ah no, scherzavo, abbiamo Battle Breakers, cosa che non c'entra assolutamente con tutto questo. Andiamo avanti. Lì avanti abbiamo una cassa, perfetto, quindi siamo già a 4. Manca l'ultima sperando di trovarla, che è qui in zona, sicuro. Punto esclamativo che è una meteora, immagino, sì. Ah, in fondo c'è l'ultima cassa ragazzi, quindi riuscite a trovarla anche in un'unica missione. L'unica è che dovete setacciarla per bene, mi raccomando. Questa qui è missione completata che ci darà l'arso lo scienziato, che ovviamente che cos'è? Sarà dove potrete potenziare la vostra ricerca. Infatti questo è un episodio molto importante perché da qui in poi avrete la ricerca da potenziare e ricordatevi di prenderla ogni giorno. Poi riceveremo rame famelico, che è un'arma senza livello, e 500 punti di ricerca che possiamo già subito spendere.
Ora, questa è una è comunque una cavalca al fulmine, quindi cosa principale da fare è andare a trovare il lab. Che vedo che stanno già prendendo le persone, quindi bene. Poi andiamo a ricarci dove si trova il furgone, che dice ancora di trovarlo, quindi non è ancora stato trovato. Abbiamo ancora comunque una parte di giornaliera da fare, inoltre abbiamo 50 superstiti da salvare, cosa che cambierò perché 50 superstiti non ho voglia di salvarli. Vediamo di qui, eccolo là, il furgone, perfetto. Andiamo a buildarli intorno al volo e inserirgli due blab per startare. Perfetto, visto che comunque siamo pietra legno, va bene sia legno che pietra, nel senso, non per fare la battuta, ma proprio perché comunque il ferro è esagerato. Andiamo a uccidere quei mostri. Con le armi a 144 è un po' brutto come cosa, però comunque per fare in fretta le missioni a me serve portare su gli account per lo spazio, non per chissà cosa. Ovviamente verranno portati tutti quanti al 130 e passa, 131. Che abbiamo buildato al volo, andiamo a mettere i blab, cosa molto importante. E poi si va a difendere. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo direttamente a quando comunque completiamo questa missione e vediamo che compensi ci ha dato. Ok ragazzi, la missione è terminata, infatti non serviva comunque a far vedere come veniva completata, visto che era cavalca al fulmine. Tutte le ricompense ottenute, oro, punti di battle, vari XP di superstiti di eroi. Continuiamo con 100 V-Buck del pacchetto, 240 di oro e 50 biglietti raggi X, che è la giornaliera. Audizione, che è quello che interessa a noi. Abbiamo sbloccato i primi punti di ricerca, l'ARS e quest'arma che va nel deposito. Ricompensa detta missione con punti del nuovo evento. Aumento difficoltà, infatti c'è stato dell'aumento difficoltà con 34 di oro in più. E una scorta. Qui abbiamo l'ARS, lo scienziato. Andiamo prima a vedere di cosa si tratta. E poi continuiamo nel prossimo video, sempre della campagna di Pietralegno, comunque di Salva il Mondo, che cosa ci sarà. Qui abbiamo la ricerca, in questa sezione, e abbiamo già 500 punti da utilizzare. Punti di ricerca si accumulano nel tempo, torna qui spesso per raccoglierli, infatti dovete andare ogni giorno qui, quando loggate, per prenderli, mi raccomando. Con questi potete migliorare le vostre statistiche forte, quindi ragazzi, mi raccomando. Tanto alla fine riuscirete comunque nel tempo a maxare tutto, però ci vuole tempo, raga, mi raccomando. Visto che ne abbiamo 500, andiamo subito a potenziare. Abbiamo fermezza, offensiva, resistenza e tecnologia. Andiamo a leggere. La ricerca fermezza sta incrementando salute di 0%, quindi questo incrementa la salute, questo incrementa i danni d'arma, questo incrementa scudo e velocità di rigenerazione scudo e questo incrementa danni delle abilità, delle trappole e velocità di cura. Ovviamente io direi di andare a potenziare il offensiva, perché comunque siamo agli inizi e dobbiamo fare danni con le armi. Andiamo a potenziare con questo primo livello. Tra 100 punti abbiamo ancora da potenziare, andremo a potenziare altro. Per il resto vedete anche voi comunque che siamo a livello 16. Il nostro obiettivo è portarlo a livello massimo per sbloccare tutti gli strumenti qui di magazzino e dimensioni zaino. Andiamo a vedere già la prossima missione, che ci dice di completare la missione sfida di costruzione, che la vediamo nel prossimo video, e automaticamente andremo a sbloccare anche queste due. Spero che questo video vi sia stato utile, spero che vi sia anche piaciuta comunque questa idea di portare la campagna generale di tutto Salva il Mondo, di portare questo account a potenza elevata come anche tutti gli altri che ci sono. E mi raccomando, like, iscrizione come sempre, preparatevi al prossimo video che sarà delle prossime AFK di missione. Abbiamo riparato l'evacuo, riparare il rifugio, abbiamo un furgoncino, abbiamo anche recuperi dati, un sacco di missioni da mostrarvi. Prima dobbiamo ovviamente testarle e provarle per voi. Domani live facciamo remitico, non mancate, visto che è mercoledì, così per chi ha già fatto la settimanale domani potrà fare il re, il giorno dopo avere la settimanale di nuovo per un nuovo re, quindi non mancate. E niente, qui direi che tutto, bella regà, e grazie della visione.